Oggi vorrei tornare un po' indietro nel tempo per ripercorrere alcuni passaggi della mobilità a Milano e soprattutto di come il web ha modificato tutto questo e velocizzato il cambiamento negli ultimi anni. Guidami. Guidami è stata la prima grande rivoluzione, il car sharing pubblico. Successivamente c'è stato il privato, il bike sharing e il carpooling. E presto ci sarà anche lo scooter sharing, e chissà ovviamente cosa ci riserverà il futuro sulla mobilità cittadina. Ne manca una, sì, perché è proprio di Uber di cui vogliamo parlare oggi. Nell'ultimo anno abbiamo seguito con attenzione quello che è successo attorno a Uber, controversie legali, conflitti sociali con i taxisti, l'indecisione da parte di questa amministrazione, la malafede di alcuni operatori e di chi pensava che l'applicazione sarebbe stata usata in maniera corretta dagli autisti NCC. In tutto questo abbiamo incontrato più volte chi è sceso in piazza e approfondito la materia, fino a trovarci qui oggi a fare un punto della situazione. Il nuovo servizio, definito di ride sharing, in italiano condivisione della corsa, di Uber, è il punto chiave. Entra in diretto conflitto con il servizio taxi, usando autisti privati con la loro auto. Si cerca di giustificarlo come servizio di carpooling, ma non è così, e la costruzione della tariffa, come dalle info dal sito, lo dimostra. Un vero carpooling è blablacar.it, per chi di voi lo conosce. Servizio gratuito che come M5S Milano abbiamo utilizzato, ad esempio, per andare a Roma, al Circo Massimo per Italia 5 Stelle, dove si condividono le spese su una tratta comune. Qui, invece, l'obiettivo è diverso, totalmente diverso, quello di far percepire reddito a degli autisti. Direte, sì, ma funziona. Ok, benissimo, grazie, siamo in un momento di crisi. È chiaro che l'opportunità di fare soldi facili con la propria auto fa gola. Ma questo vuol dire entrare di fatto, come privati, in un servizio pubblico. È come se, grazie a un escamotage legale, noi permettessimo a un privato di fare trasporto pubblico in concorrenza ad ATM. Ci riuscirebbe? Certo che sì. Per esempio perché non avrebbe da coprire le tratte in perdita, potrebbe mettersi a seguire solo quelle redditizie del centro. È ovvio che una cosa di questo tipo non la permetteremo mai, e così non dobbiamo permetterlo col servizio taxi. Detto questo, il Movimento 5 Stelle non sta da una parte o dall'altra, l'unica parte da cui sta è quella dei cittadini, e in questo caso la priorità è tutelare un servizio pubblico, anche se sotto la forma di una miriade di piccole imprese, dato che in questo momento un taxista è come una piccola impresa che ha investito parecchio e ha rischiato in un campo rigidamente regolamentato, dove non si possono stravolgere le regole in corsa, senza preoccuparsi ovviamente delle conseguenze. Aggiungerei anche, sempre nel discorso non stiamo da una parte o dall'altra, che il mondo dei taxi non è assolutamente perfetto, non è mica perfetto. E il caso di Uber può diventare un'occasione irripetibile per adeguare la categoria al mondo che sta cambiando, preparando applicazioni al passo coi tempi che consentano, ad esempio, di condividere le corse, oppure modalità internet di pagamento e ogni altra iniziativa per far spendere meno le persone. Multinazionali arrivano e forniscono un servizio il cui utilizzo in Italia è illegale. Ok, ci siamo e lotteremo per tutelare il servizio pubblico. Ma tenuto conto di questo e delle valutazioni di prima, qualche domanda sul suo successo la categoria deve porsela. Un esempio, ci è stato segnalato che alcune compagnie di radiotaxi tagliano il servizio se come autisti si aderisce ad applicazioni che permettono di trovare i taxi via smartphone. È vero? Perché non lo denunciate pubblicamente? Altra cosa, le corsie preferenziali. Come gli autisti ATM, anche voi vorreste arginare le due ruote nelle preferenziali. Ma perché poi non prendete posizione nella battaglia per togliere i passi ingiustificati ai politici, che non dimostrano di averne reale necessità, alle banche, alle grandi aziende? Battaglia che conduciamo contro questa amministrazione, che invece è stata molto molto rapida a togliere i passi delle corsie preferenziali a chi? All'unico soggetto che doveva, che ne aveva realmente bisogno, cioè al car sharing pubblico, a Guidami. È una notizia abbastanza recente. E con il car sharing pubblico ritorniamo all'inizio di questo intervento, proprio perché è uno dei motori di cambiamento chiave della mobilità oggi. E chiudiamo questo intervento con il prossimo passo. Il prossimo articolo 21 sarà sulla mobilità, perché è molto sospetto come questa amministrazione abbia lasciato finire fuori mercato il car sharing pubblico, Guidami,
lasciando l'intero mercato ai privati. Se i sospetti dovessero trovare conferma, e stiamo studiando i bilanci e le caratteristiche scelte prese nel tempo, sarebbe qualcosa di gravissimo dal nostro punto di vista, ma ne parleremo nel prossimo articolo 21. Grazie. Grazie, consigliere Calise. La parola, non vedendo ancora Osnato, è alla consigliera.